Possiamo vedere le linee di tannin del marmor, ovvero la nostra linea di prodotti antiforatura e inserti prestazionali derivati sempre dalla stessa mescola polimerica che è la base di Tannus Sireless Tire, ovvero la nostra gomma piena, core product e prodotto di punta dell'azienda sudcoreana. Tutto questo che vedete in questo lato sono essenzialmente degli inserti prestazionali derivati sempre dalla stessa forma dell'inserto a camera d'aria, però per l'appunto servono a dare una struttura interna, un'ossatura al copertone, di modo che il rider possa avere ammortizzazione urti molto accentuata, specialmente nella seconda parte dell'impatto. Mi spiego meglio. Quando avviene l'impatto, la prima parte dell'energia viene dissipata in maniera graduale grazie alla doppia camera d'aria che di fatto si crea all'interno, grazie all'inserto che fluttua, e una volta che arriva sul materiale invece viene completamente dissipata immediatamente senza avere un effetto rimbalzo indietro, quindi con un maggior controllo per il rider e proteggendo assolutamente il cerchio da qualunque problematica relativa al danneggiamento. Cosa interessante, la forma specifica dell'inserto è creata anche per garantire l'antisalonamento, quindi si può decidere di spingersi a pressioni più basse, evitando quindi quell'effetto che è l'effetto burp, ovvero la fuoriuscita completa dell'inserto o del copertone, se non c'è ovviamente presente un inserto. Compatibile con tutto il lattice, non assorbe assolutamente niente, mentre abbiamo la versione a camera d'aria che, diversamente dalla versione a tubeless, non va utilizzata con il lattice, va usata con una classica camera d'aria ridotta di dimensione rispetto a quella già in uso sul copertone. Non va cambiato nulla anche in questo caso, il cerchio rimane lo stesso, il copertone rimane lo stesso, il materiale si adatta e viene montato all'interno del copertone che poi viene montato e spallato come una classica sistema camera d'aria. Antiforatura diretta e laterale soprattutto, più ammortizzazione urti e run flat, un minimo di run flat. Tutti questi compound sono comunque appunto derivati dalla nostra mescola Ether, ovvero etere, prodotta potremmo vedere in questo ambito, dove si può vedere molto bene la sezione della nostra 26x175, ovvero il modello Razorblade, gomma piena. Come si può vedere, l'inserto, la gomma piena viene agganciata direttamente al canale del cerchio, quindi anche in questo caso non bisogna assolutamente cambiare il canale. È certificata TUV, quindi molto sicura, circa 50 kg di pressione laterale per spallarla, prima mescola circa 2010, ora siamo già alla quarta generazione, come potete vedere abbiamo anche gomme colorate ad uso anche stradale, dove il rotolamento è ridotto ormai del circa 3% rispetto a una gomma tradizionale, con un maggiore grip, quindi maggiore sicurezza per gli utenti e ovviamente maggiore sicurezza per l'investimento economico dei bike sharing o di tutto quello che è il mondo del ciclismo.